Aspettiamo che cominci a piovere forte e poi facciamo la salita. Scetta, io ti sto odiando. Dopo questo viaggio, dov'è che mi vuoi portare? In Islanda. Io in Islanda ti butto di sotto da quella cascata dove ci hanno girato Vikings. Te lo dio. Tacci tua. Ore 6:30 del mattino. Cioè, fighissimo che esco dalla stanza e c'ho la macchinetta e mi fa il caffè. Voilà. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ben alzato. Buongiorno, buongiorno. Hola, hola. Oh, ma siamo sicuri che dobbiamo partire anche stamattina? Stamattina piove, ruscetta. Cammino bagnato, cammino fortunato. Dai che andiamo, dai. Mirko, anche tu vieni. Signori, non ve lo vorrei dire, ma questa è come la foto di Elia Reggano alla Torre di Pisa. Buongiorno da Porto Marin. Buongiorno bagnato, un attimino bagnato, però vabbè. Questa è l'unica macchina che c'è in giro in tutto il paese. Non si è vista una macchina fino a 32 secondi fa, prima che cominciassi a filmare, giustamente. Bella gente, buon cammino! I saw you waiting, searching for truth. Your eyes display it, your heart it's been used. Your heart it's been used. Non sta piovendo, doveva piovere ma non sta piovendo. Anche questa mattina il cammino ci regala un po' della sua magia e ci ha portato il sole. Meno male, perché una giornata di 25 km sotto la pioggia l'avrei retta maluccio. Wow. Perché lì ci sono due cippi? Allora, quando ci sono due cippi è perché c'è il cammino tradizionale, quello che è indicato e segnato dai chilometri che mancano a Santiago, e poi c'è il complementario, che è un percorso alternativo al tradizionale, a volte più lungo, a volte più corto, a volte più o meno panoramico, però la cosa importante da ricordare è che portano entrambi nello stesso punto, okay. Si ricongiungono, quindi don't worry, nessuna paura, e potete scegliere o l'uno o l'altro. Voglio dire, no, perché dietro... Ci sta arrivando il mondo, forse è il caso se li facciamo passare. Perché... Vai. Aspetta. Buen camino! Vamos! Sfruttiamo ciò che il cammino ci offre. Buen camino! Anche la giornata di oggi sarà lunghissima, vero Rusce? Ok, andiamo ora. Allora. Azzolo, quanti sono questi? Allora, fingiamo che non abbiamo mai interrotto. Niente, okay. Mi racconti la storia di questo fiume barra lago che non ho capito che cos'è ancora. Porto Marin è un paese che si affaccia sul fiume Minho, che è uno dei fiumi più... Guarda che tra poco arriva la salita, quindi bisogna che ci dia una mossa, sennò poi dopo abbiamo l'ansimo mentre saliamo. Ok, rifacciamo, ciak! Porto Marin è uno splendido paesino affacciato sulle rive del fiume Minho. Negli anni 50 hanno creato in questa vallata straordinaria un invaso artificiale per i bisogni e le necessità dell'agricoltura e dell'uso dell'acqua potabile. Fatto sta che hanno dovuto spostare tutto il paese dal fondo della valle dove si trovava fino alla cima della collina. Quindi tutte le case sono state ricostruite in collina,
ma soprattutto è straordinaria la storia della chiesa principale di Porto Marin, perché è stata smontata, hanno numerato tutti i massi e i blocchi della cattedrale, della chiesa, e l'hanno ricostruita paro paro sulla cima della collina. Ma quindi sott'acqua c'è ancora il vecchio paese? Sì, sott'acqua c'è ancora, ci sono ancora dei ruderi del vecchio paese, non tutto però, alcuni ruderi si vedono ancora, e se passi d'estate, è quando l'invaso è meno ricco di acqua perché la usano per irrigare, vedrai che si vede proprio sotto al ponte quello nuovo, quello vecchio, dai, 30 metri più sotto, e anche alcuni ruderi. Tutto molto bello, eh? Sì. Ma la salita. Esatto, perché c'è questa salita qui? Non mi avevi detto che sul Santiago... No, io non te l'ho mai detto, mai. Da un pochino sale però, obiettivamente sale, Sì, sì, poi peggiora, non ti preoccupare. Quanto ti odio. Ah, poteva andare peggio, stamani, poteva andare peggio. Ricordati che sono senza acqua, Ah, per forza, cioè, ce l'avevi la borraccia ieri, cos'hai combinato? L'hai messo nello zaino? Cioè, sembrava di essere al lago di Garda, porca miseria. Ho riempito regolarmente questa mattina alle 7 la borraccia. Cioè, la camel bag. Sì, perché i professionisti hanno la camel bag, mica come me che ho la borraccina. Guarda che è una storia drammatica questa, L'ho riposta per benino nel suo compartimento, nello zaino, e poi ho chiuso lo zaino. Sì, ma la borraccia l'hai chiusa? No. Ottimo, bene! Cioè, e quindi? E quindi quando ho tirato sullo zaino, la borraccia non era chiusa e c'erano 3 litri d'acqua. E ora non ci sono più 3 litri d'acqua. Però in compenso ho la schiena freschissima. Il phon l'ho usato per quello, infatti io dicevo, ma cioè, per i capelli non dovrebbe servire il phon, perché guarda qua, cioè, non è che c'è tutta sta chioma. No, ora, Ciccio, no, su capelli abbi pazienza, no. Ah beh, la mia è tutta invidia. Ah, perché... ecco, allora confessalo. Sì, sì. Cioè, no, sì, stavo pettinando i peli del culo. Tranquillo, questa non ce la metto. Ah no, metti. Restless legs for false repose. Grand plans of empty living. It's some of both, I do suppose. Neither knows the time we're given. And the moment holds our vagrant souls. Just relax and forget about the twist. Qua c'è uno degli orreo più belli della Galizia e del Cammino Francese, secondo me. Gli orreo intendi la produzione, no, dei biscotti quelli? No, non sono i biscotti, gli orreo con la H iniziale, H-O-R-R-E-O, sono dei vibratori che si acquistano in Spagna, ammettilo, Ruscetta, ammettilo! Dai, piglia un po' questo intanto. Ciao, seconda! Tra Porto Marin e Gozar c'è uno degli orreo più belli, secondo me, del Cammino Francese. Gli orreo sono degli antichi depositi che venivano utilizzati per mantenere freschi gli alimenti, i salumi, i formaggi, per conservare le sementi. Sono degli elementi strutturali molto conosciuti qui in Galizia, sono presenti praticamente ovunque, degli elementi architettonici, la rifacciamo. Comincia a camminare, azione. Sono un elemento architettonico che è presente praticamente ovunque in Galizia. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le dimensioni e di tutti i materiali. I più poveri ovviamente sono in legno, quelli più ricchi sono fatti in pietra, sono costruiti in pietra. E sono diventati anche una specie di, come dire, status symbol, no? Nel senso che la famiglia che aveva l'orreo più grande o più prezioso nei materiali era la famiglia che stava meglio. Qua ce n'è uno che secondo me è meraviglioso. Lo guardiamo insieme, dai. Senso lo guardiamo insieme. Ehi, dai, ciao, guardiamo. Mandi, mandi. Giriamo subito un'altra. Farla più easy e te lo dicevo, ma lo sai, gli orreo, vai. Terza azione. Guarda che bello che è. Secondo me questo è uno degli orreo più belli del Cammino Francese fino a Santiago. Gli orreo sono questi elementi, sono molto caratteristici. Ruscetta raccatta la roba. Souvenir a costo zero, hai detto che abbiamo poco budget, questo lo portiamo a casa come regalo. Questo è per Polpetta, lei garbano le pigne, poi questa c'ha anche una forma particolare. Andiamo via! Allora, seriamente, vai. Solo l'anno scorso
Quante volte hai fatto il cammino di Santiago? Allora, nel 2022 l'ho fatto 21 volte, circa 2800 chilometri. Ma hai fatto sempre lo stesso? No. Abbiamo fatto il francese da Sarria, che è questo, poi il portoghese partendo da Vigo, da Tui, ma anche partendo da Porto in 2 settimane, che è bellissimo. E poi il cammino, quello che hai fatto anche te con Giacomino, sì, il cammino inglese. Ti è piaciuto quello? Sì. Ascolta, ci ho fatto un film. A proposito del film, cioè tu nel film dici che la cucina spagnola non è che ti piaceva un granché, ti stai ricredendo un pochettino? Allora, il fattore vale è che quando non capisci niente di cucina e non sai che cosa stai ordinando, finisce sempre che mangi di cacca. Grazie, ti dico grazie, perché col fatto, insomma, che tu mi consigli cosa mangiare, soprattutto mi spieghi i piatti. Sto mangiando da Dio e soprattutto quanto cacchio si mangia questo. Cioè, ma galiziani, ma come fanno a non essere tutto obesi? Guarda qua, altro posto da drone. Mi sento Heidi. Lusce, ehi, c'è il vento. Oh, sai perché devi ringraziare il vento? Perché non piove. Esatto, di la verità che hai bisogno di un panino con il bacon. Ce l'avranno le uova? Sì. Però guarda che più tardi dobbiamo andare a mangiare la tortilla, che sarebbe una frittata di patate. È la frittata di patate e cipolla, quella alta così. Sì, ma perché continuano a chiamarla tortilla? Non è una torta. Sono spagnoli, lasciali chiamare come cavolo vogliono, scusa. Comunque, ha cominciato a piovere ora. Ma io te l'ho detto, te devi farti gli affari tuoi, stai zitto. E sta serrato! È chiuso, cavolo! Come sta serrato? È chiuso, apro più avanti. Cioè, ma questo è l'ostello, quello con la piscina? Sì. Quello con i panini buoni, quello con le tue uova al bacon. Dove avrei dovuto comprare l'acqua che non ho? Qua fanno delle uova al bacon spettacolari. Dimmelo anche. Erano buonissime, le uova al bacon più buone che abbia mai mangiato. Questo fatto che l'ostello più figo, super top, su questo tratto, su questa tappa, è chiuso, mi ci ha fatto rimanere molto molto male. Credo che gli farò una recensione a 4 stelle. Non se le meritano 5. No. Drowned in dreams and memory, living in a stilted present. Shangri-La whole parody went into a painful crescent. But it all goes wrong when you try the most. Just let go and throw your intentions down. Oh, ma che carino che sei con l'ombrellino. Come da tradizione ruscettiana, la salita di Castro Mayor ce la faremo sotto la pioggia, ho un'idea. Non la vuoi sapere? No, non la voglio sapere. Aspettiamo che cominci a piovere forte e poi facciamo la salita. Ruscetta, io ti sto odiando. Dov'è che mi vuoi... Dai! Dov'è che mi vuoi portare? Lassù in cima, la salita di Castro Mayor, la facciamo sotto la pioggia. Dopo questo viaggio, dov'è che mi vuoi portare? In Islanda. Io in Islanda ti butto di sotto da quella cascata dove ci hanno girato Vikings. Te lo dio. Tacci tua. One day at a time. Bene, bene. Sono sulla salita più impegnativa di oggi, almeno così ci dicono dalla regia, che non è particolarmente ripida. In realtà sono svariati i chilometri che c'è questa tendenza sempre a salire, a salire, a salire. Quindi non te ne accorgi, ma tu fai un sacco di chilometri in salita. Ora poi c'è la parte quella più impegnativa, perché la pendenza aumenta, è aumentata. Siamo arrivati intanto a Castro Mayor, e io credo che quelli che ci sono qui intorno fanno proprio parte di questo insediamento, questa specie di collinette artificiali. Ecco, davanti a me vedo anche l'inizio della città, diciamo la città antica. C'è un vento fortissimo! Proverò ad andarmi a riparare tra queste mura antiche. Ah, è impressionante! Siamo praticamente in cima al colle. E quindi questa città un tempo svettava,
dal cima al colle per dominare tutta la vallata e le vallate che circondavano questo monte. Qua si vede ciò che rimane di questo antico insediamento. La forma delle case, addirittura gli ingressi, le piccole stanze. Bello. Veramente bello, veramente bello. Il castro de Castromajor è un antico forte datato al V secolo avanti Cristo, le cui origini sembrano addirittura antecedere la venuta delle tribù celtiche che successivamente avrebbero abitato questi territori. La sua visione ti lascia senza fiato ed è sicuramente una delle cose più belle e interessanti che si trovano lungo il cammino. Ci sono raffiche che ti spingono fuori a volare di sotto, è incredibile! Non so quanto vada il vento, ma va tantissimo! Abbiamo appena finito la diretta su Facebook e la situazione al momento è questa. Sta praticamente per arrivare una bufera. Si è rotto l'ombrello, l'unico ombrello che avevamo. La condizione è veramente estrema. No! Appunto. Secondo me sta per mollarci. Se sei bellino! Non dirò mai più non ho l'acqua! Dai che sta cominciando a piovere bene! Questa è l'ultima inquadratura, poi non ne faccio più perché sennò qui si allaga tutto! Guarda come viene lì! No! Guarda. No! È incredibile! Meno male che la GoPro è subacquea! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! È aperto! È aperto, cazzo! Cioè, eravamo lì sotto, cazzo! Simo! Ehi! Simo, per me sono uno spuntino, eh! Sono uno spuntino, vai! Panino con la tortilla! Si va? Cioè, l'una e mezza. 5 minuti? Cioè, aspetta, con la faccia lì sono 5 minuti e poi si va? O 5 minuti e poi taxi e andiamo a casa in taxi? Ho capito. Va bene ancora il show, eh. Cazzo, ma piove ancora. E io te l'avevo detto, Ruscetta, non era tanto bello il tempo. Oh. Non ho capito che non bisogna più. A me tu mi hai detto bisogna andare, si va, però che c***o. No, non avevo capito niente, avevo capito che non piove più. C'è sempre l'idea del rishow, comunque. Ci si riprova. Buon cammino. Oh, c'è un po' troppo caldo adesso. Porca miseria. Comunque vedi, se stavamo ancora lì a Castromajor, tra 2500 anni ci ritroviamo.
adesso ti faccio vedere come si fa un chilometro in 10 passi sul cammino di Santiago. Guarda un po' qua quanti chilometri sono. 79.957, Sono finito dentro il fiume, cazzo! Cazzo! Adesso ti faccio vedere come si fa un chilometro in 10 passi sul cammino di Santiago. Guarda un po' qua. 79.957. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualche passo e siamo già a 78,1. Oh, in qualche passo abbiamo fatto un chilometro e mezzo. Questa cappelletta bellina qui dietro che sembra uscita dagli Hobbit. Sì. Anche se gli Hobbit dubito che ci avessero le cappellette. Ah, soprattutto gli Hobbit stavano al caldo quando c'era sto tempo. Esatto. Allora, che cos'è? Dici. In questa cappelletta qua solitamente c'è un signore non vedente che fa i timbri ai pellegrini, quindi accoglie i pellegrini, ha anche il timbro dei templari. Davvero? Sì, 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 sì. Poi ti fa scrivere la data del giorno con i numeri romani. Cioè, fa tutto lui? Beh, insomma, un po', perché poco, perché insomma è non vedente, quindi per forza di cose. Ah. Però tu l'aiuti e poi lasci la monetina. Qui c'è la verza. Quella è la verza galiziana con cui si fa il caldo gallego, che è la minestra di verdure, quella che mangeremo questa sera, perché con sto freddo qui qualcosa di caldo bisogna che ce lo mangiamo. Ok. Ti dispiace se andiamo, perché c'è un po' freschetto. Andiamo, andiamo. Ah, guarda qua, stai riprendendo ancora. Sì. Quello vedi è un cruzeiro, quello lì è un cruzeiro, quello lì, la croce, ah. È un cruzeiro, e quello è un pellegrino che ha fatto con noi il cammino l'anno scorso, proprio in questa stagione qua, aveva anche lui una mantella gialla, anche lui era di Pistoia, faceva il videomaker, purtroppo non ce l'ha fatta. Vabbè, però io non faccio il videomaker. Il regista, faceva il regista. Anche lui? Sì, sì, sì. Cazzo, che sfiga allora. E guarda, c'è posto per farne un altro per l'anno prossimo. C'è posto per te. Però a parte le battute, adesso, perché noi tutto il giorno che scherziamo, ridiamo sulla pioggia, il freddo, il vento, eccetera. Però a me camminare sotto la pioggia piace tantissimo, soprattutto nei primi giorni del cammino. Sai perché? Perché le persone che arrivano qua sul cammino, come noi, come te, come chi ci guarda, eccetera, solitamente arrivano sul cammino con tanti pesi sulle spalle, no? Pesi, dolori, i dolori e i pesi della vita quotidiana. Arrivare qui sul cammino e trovare la pioggia è un po' come se la pioggia ti ripulisse dalle spalle questi dolori, queste fatiche e tutte le preoccupazioni della tua vita quotidiana, no? Un po' come se ti ripulisse da ogni sporcizia che hai addosso. E quindi mi piace veramente tanto. Oh, oggi ci siamo dati una ripulita che siamo come nuovi, eh? Road wash. Non ci posso credere, sta uscendo il sole, è il primo che vediamo da qualche ora. Benvenuto alla Fuente del Pellegrino, free hugs, abbrazos gratis. Buen camino, buen camino, buen camino, ciao. Qui siamo a Ligonde, dove c'è la Fuente del Pellegrino. È una casa dove per tutto l'anno ci sono dei volontari che arrivano da ogni parte del mondo, dal Brasile, gli Stati Uniti, la Colombia, l'Europa, eccetera, e danno accoglienza ai pellegrini. Quindi tu arrivi, ci sono i volontari che danno gli abbracci, come ho fatto io prima, ti offrono un tè caldo, un bicchiere d'acqua fresca, una limonata, e poi hanno ovviamente un sacco di gadget, un sacco di cose molto carine, ed è un posto molto, molto, molto emozionante qui sul cammino francese. Adesso però ripartiamo. Però riparti. Lungo il cammino si fanno tanti incontri e alcuni si trasformano in qualcosa di speciale. Un po' come adesso, che abbiamo incrociato la strada con José, agricoltore che si è messo a raccontarci la storia della sua terra con tutta la tipica passione che caratterizza i galiziani. Galizia unica nel mondo. Io amo Galicia. Noi abbiamo tutto, la Galicia tiene tutto. Los peregrinos también necesitan hacer el camino para perfeccionar su vida. En Santiago se esperan con mucho amor y con mucha alegría. Arrivederci. Arrivederci. Hasta luego.
Aiuto! Lecca! Come è andato il lusso? Per fare la ripresa figa stavo per scivolare lì dentro. E ripiove, maremma piovosa. Oh, non hai fatto in tempo a dire che ti piaceva sto tempo, che succede? Che hanno aperto i rubinetti. Qui aperto? Oh, ma perché mi spingi? No, ci ho aperto io. Sì, aperto, ma perché mi spingi? Perché, cioè, perché mi spingi? Caffettino? Ah. Mi sa che è chiuso. Però c'è acqua e il timbro. E un po' di gente come noi. Hola. Hola, no, è aperto. Ah, aperto? Ma è aperto. Sì, erano con noi. No, ma che tra l'altro guarda fico qua. Guarda com'è Zen. Sì, sì. È Zen da 150 euro a notte. Che? È Zen da 150 euro a notte. Davvero? Sì. Ma scusami, ma i pellegrini non dovrebbero spendere 10, 11? Ma questo non è soltanto per i pellegrini, è per gli spagnoli anche che vengono qua in vacanza. Ci sono un sacco di spagnoli che fanno turismo rurale, vengono in questi posti. Quindi noi stanotte dormiamo qui? No, noi ci abbiamo il ponte. Todo completo hasta julio. Ok. Proviamo il caffè con l'anice, praticamente il caffè corretto, che però in questo momento un po' di caffè con dell'alcol dentro serve. Caffè con anice. Minchia, ce l'ha messo mica poco, puttana Eva. Ciao! Gracias! E si riva. Simone Bernacca, ma secondo te comincia a piovere? Sì. Allora, questo è un cimitero molto famoso. Sì. Ed è piuttosto famoso perché, come vedete, le tombe sono fuori. E così, camminando, chilometro dopo chilometro, arriviamo finalmente a Palas de Rei. Vola Ruscetta, vola! Il meteo intanto sta peggiorando ulteriormente e non ci rimane altro da fare che raggiungere l'hotel e rinchiuderci in attesa di andare a cena e poi a dormire. Ma le avventure ovviamente non finiscono qui. Domani ci aspetta la tappa più lunga della settimana. 30 chilometri di salite, discese, polpo a non finire e ancora tanta, tanta magia. Ci si vede nel prossimo episodio. Ultreia. Metti fuori il coscino! Se non vieni qui, non lo provo.